Ciao ragazze, oggi vi do dei prodotti top dell'estate, versione viso e trucco. Allora, vorrei cominciare con una crema viso, appunto, molto leggera, che si assorbe veramente subito ed è purificante, ed è questa della Delidea. È la crema gel viso purificante, totalmente bio, è alla mela verde e al bambù. Ha una profumazione veramente ottima e l'erogatore, ecco appunto, a pompetta, e lo trovo veramente molto comodo perché appunto ve ne basta veramente pochissima e si assorbe in fretta. Poi, sempre per quanto appunto riguarda il make-up, iniziamo. Vi consiglio la BB Cream della Sobio. Io ho questa nella texture leggera ed è la colorazione vabbè, non la vedete, comunque la 02. Allora, appunto ho preso la 02 perché a me sinceramente va bene anche d'inverno perché non sono proprio pallidissima. Comunque, con l'abbronzatura, insomma, sta ancora meglio. E niente, questa BB cream è completamente naturale e appunto, essendo nella texture leggera, appunto, quasi non la sentite addosso. Io l'altra, la BB cream normale e la versione quella fondotinta non le ho provate. Comunque mi trovo bene con questa e volevo appunto consigliarvi. Quindi in estate non utilizzate fondotinta pesanti, andate ad utilizzare BB cream o creme colorate oppure direttamente fondotinta minerali, che io utilizzo anche quelli. Poi, altro prodotto da farvi vedere è questa terra della Essence. La Sun Club è terra illuminante, questa è la versione per le more. Allora, come vedete, è fantastica, a me piace veramente molto. Io vado a utilizzare appunto la parte inferiore della terra come terra o leggermente come per fare un po' di contouring, e la parte sopra, questa un po' più chiara, la vado a utilizzare anche come illuminante, se no sempre come illuminante. Vi consiglio, però illuminante nel senso da andare a utilizzare sotto l'arcata sopraccigliare e per dare un punto luce nell'angolo interno dell'occhio, questa matita della Deborah, che è l'Eyebrow Pencil, e questa è la tonalità light, la 01, e appunto troverete la parte illuminante e la matita per sopracciglia, e mi trovo molto bene. Ha una mina un po' dura, però non è male come prodotto, cioè soprattutto da utilizzare in estate va più che bene. Altro prodotto appunto per l'estate è una cipria essenziale per non farci lucidare, e questa è la Stay Matte Press Powder della Rimmel nella tonalità 006 Champagne. Questa appunto è abbastanza scuretta, quindi nel senso non vi fa scure addosso, però tenete presente che non è come una cipria bianca, quindi che non colora. E appunto essenziale per l'estate. E io in più vado anche a utilizzare le salviettine assorbisebo della Kiko da portarmi in giro. E altra cosa fondamentale secondo me è questo 4, il 4 eyeshadow della Essence, e questo è nella tonalità 07 over the top, e mi piace perché lo utilizzo per le sopracciglia. Vado ad utilizzare solitamente questi due colori qui e li trovo veramente fantastici. Poi anche avendo quattro colori potete anche andare a utilizzarli appunto come ombretti, cioè come nascono appunto come ombretti. E il penultimo prodotto, secondo me, vabbè, essenziale per l'estate, è il mascara. Io, questo è il mio preferito del momento, è Lash Mania Reloaded di Essence, e l'ho già ricomprato, ecco appunto. Meglio se waterproof ovviamente d'estate, ma a me non piacciono molto i mascara waterproof perché sono veramente difficilissimi da struccare, anche se io utilizzo l'olio di cocco e quello manda via tutto, ma non mi va sinceramente di stare a strofinare molto gli occhi perché comunque me li va a rovinare le ciglia. E ultimo prodotto è il balsamo labbra, questo della Revlon.
il Color Bust nella tonalità 205. 205. Sono appunto questi matitoni che io trovo veramente molto comodi perché vanno comunque anche a idratare le labbra e a colorarle, è quello che ho su adesso. Vedete questa punta che girate e viene su. Ha un odore di menta. Mi piace, ci sono molte tipologie di questi, io appunto questo Revlon, ma anche moltissime altre case cosmetiche lo producono. Niente ragazze, ci vediamo con il prossimo video, vi mando un bacio e un saluto, ciao!